diamo al pane la forma giusta, perché ogni momento sia quello buono. Bottoli, la schiacciatina mantovana più venduta in Italia. Industria Molitoria Perteghella. Produciamo farine speciali per pane, farine mix per pizza, farine per pasticceria, farine e semola per pasta fresca e farine di mais. Industria Molitoria Perteghella, dal 1915, al servizio dell'arte bianca. Ho vinto, no, non è mio, è di un Mac, mi sa, eh. Eccomi. Avete domande? Partiamo da un'analisi del risultato 0-0, forse più Mantova nella proposizione di gioco, Monza che a un certo punto si è visto forse sì, gli andava bene il pareggio, non che ha arretrato molto ma non ha forse offeso più di tanto. Sì, sapevamo della forza di questo Mantova, oggi il Mantova sta bene, ha recuperato tutti i suoi effettivi e quindi è un Mantova da affrontare con le molle. E io avevo visto il Mantova la seconda e la terza giornata, l'ho rivisto nelle ultime due partite e secondo me è un Mantova da temere. È vero che il Mantova ha sempre fatto gioco, ha tenuto molto la palla, poi l'occasione più ghiotta forse abbiamo avuto noi all'inizio del secondo tempo. È il bello del calcio. Tre partite e tre vittorie consecutive, questo è il quarto risultato utile anche per il Mantova, ma insomma al di là dei discorsi esterni supportari, il campo dice che Monza è da rimato, da playoff, secondo lei dove la vede? No, da nessuna parte, Monza deve costruirsi il proprio futuro partita dopo partita, non dobbiamo pensare troppo in là, non dobbiamo pensare a quello che succede, a quello che è successo il giorno prima. I ragazzi in questo momento stanno dimostrando di essere molto bravi, grandissima professionalità, perché pensano alla gara, così è successo venerdì scorso e così è successo oggi. Quindi non ho nulla da recriminare e da rimproverare. Cambio a metà tempo, all'intervallo, Zigoni per Beduschi, come l'ha inteso? Ma ho preferito avere davanti due giocatori veloci e rapidi, piuttosto che un giocatore di struttura. E secondo me Vita e Maggiotta sono anche due giocatori molto tecnici, e quindi ho pensato di alleggerire un po' la fase difensiva con due giocatori più dinamici davanti, questo è l'unico motivo. Pensa, visto che abbia deciso la partita, avete giocato? E noi abbiamo giocato giovedì scorso, venerdì sera, mercoledì, abbiamo giocato ieri e abbiamo giocato oggi, e voi lo conoscete bene cosa vuol dire quando ci sono dei problemi. Eppure ragazzi oggi sono arrivati al 93esimo, bene dai, no, comunque la partita di Coppa Italia non ha inciso. Nonostante? No. Il risultato è giusto secondo lei? Io sono tifoso del Monza e dico di sì. Poi ai punti capisco che il Mantova ha fatto qualcosa di più, però sono rammaricato perché la palla più importante l'ha avuto il Monza, come ho detto all'inizio. Ok, grazie. Allora, iniziamo per fare dopo partita. Uno dei migliori in campo. Grazie. Va detto che sulla tua fascia spesso si privilegiava il manto del gioco. Diciamo che fino all'80esimo il Mantova ha dimostrato, 75esimo, 80esimo, di esserci con una bella corsa e quindi anche con qualità. Poi un po' si è calati, ma come hai visto te? Il risultato intanto parliamo a questo. 0-0 giusto, ma meritava qualcosa in più qualcuno? No, vabbè, sicuramente per come abbiamo giocato, per i ritmi che abbiamo avuto, meritavamo qualcosa in più. C'è grande rammarico per il pareggio e per la mancata vittoria. Però se si guarda il bicchiere mezzo pieno, bisogna vedere anche che un mese fa con l'Arezzo abbiamo perso una partita simile, quasi alla fine, contro loro che meritavamo sicuramente di vincere. Come hai detto tu, secondo me era difficile tenere quei ritmi per 90 minuti con questo caldo, però mi sono veramente divertito a giocare oggi, perché comunque sia...
è difficile vedere in queste categorie una squadra che gioca così a calcio. Sull'occasione intorno al 75-80 che ti ha visto protagonista, era fuori gioco dal tuo punto di vista la prima delle due, la seconda? Lì pensavo di no, perché comunque sia di primo impatto forse no, però c'è chi dice che l'ha vista da fuori, dice che è fuori gioco, chi no, boh, magari bisognerebbe rivedere, però ormai è acqua passata. Alla fine questo risultato di parità è giusto, hai già detto che c'è qualcosina da dobbiamo recriminare, però complessivamente come lo giudichi? No, giudico che abbiamo giocato contro una squadra di categoria, loro hanno preso i giocatori migliori tra Serie B e Lega Pro, a inizio campionato lotteranno, non so, sicuramente per le zone alte della classifica. Noi abbiamo tantissimi giovani che sono al primo campionato importante, che stanno crescendo veramente tanto. Alla fine penso che ho giocato qualche anno e sto vedendo che sono difficili le squadre che giocano a calcio come noi. Ci manca qualche punto, però siamo sulla strada giusta, possiamo dire così. Sì, sicuramente qualche rimpianto per qualche punto che manca delle prime giornate. Adesso magari noi viaggiamo già con la mentalità dei famosi meno tre, quindi sappiamo già che arriveranno quelli. Però alla fine dobbiamo sempre continuare ad avere l'entusiasmo che ci sta facendo fare degli enormi progressi. Grazie a voi. Sera. Buonasera, tanto benvenuto. Grazie. È stata lunga. Anche a te magari chiediamo, queste ultime settimane viste prima da fuori, oggi da protagonista, vedono un Mantova al di là dei punti che lo testimoniano in crescita. Oggi cos'è mancato per vincere? Vista spesso sotto gli occhi di tutti che nelle ultime settimane proprio stanno giocando un calcio che, a mio modesto parere, non lo so, poi è difficile anche vedere in altre partite di Lega Pro, ci è mancato il gol oggi, non so cosa possa essere mancato, sinceramente ora è troppo presto, mi resta ancora bene ad analizzare la partita, il predominio del gioco l'abbiamo avuto noi, ora poi vedremo da dopodomani cosa è mancato, penso poco, guarda, penso veramente pochissimo, però sono sicuro che siamo sulla strada giusta, tutti, è bello vedere comunque nello spogliatoio addirittura la delusione per il pareggio, no? Che sembra, uno dice si deve salvare il pareggio col Monza, ci può stare la delusione, però la consapevolezza che siamo sulla strada giusta, che non dobbiamo mollare di niente, neanche di un centimetro, e sono sicuro che poi tutto il gruppo si toglierà grandi soddisfazioni, perché tutti i ragazzi se lo meritano, penso. Tra mille difficoltà siamo partiti, ora abbiamo tanto stabilità, non ne vedevamo l'ora, penso che è sotto gli occhi di tutti che ha giovato l'ambiente, ha giovato ai ragazzi, ha giovato al nostro lavoro e al nostro gioco. Quanto hai desiderato il momento di entrare finalmente in campo? È stata lunghissima, è stata veramente... È stata lunghissima, sono stati momenti duri, veramente tanto, però ora mi godo solo il fatto che posso essere convocato. Già ieri non mi sembrava vero di essere a cena con la squadra, è stato bello, è stato un rientro, guarda, non sono goduto perché è stata veramente lunga, mi sono goduto tutto. Grazie. Ciao. Buonasera. Rispetto a Sassari, le differenze, due punti, se la continuità è importante trovarla, tra i due pareggi, che analogie, che differenze hai visto? Sinceramente penso due grandi prestazioni, oggi specialmente primo tempo, ma anche gran parte di secondo, contro diciamo la squadra che ha preso tutti i migliori giocatori che c'erano in giro, l'abbiamo stradominata, abbiamo fatto tutto per vincere, loro si sono difesi il modo che è così, peccato perché queste partite quando giochi a questi livelli bisogna vincere. Questo è un matto di salute che corre, dimostrato nel primo tempo. Ma sì, noi va bene, no? Nel senso non posso riprovare veramente niente, poco, magari un po' più cinici davanti alla porta possiamo essere, perché
Anche dietro devo fare complimenti, perché quando attacchi come contro Torres là, quella là, ogni tanto ti scappa anche lasciare qualche spazio in più, invece sono molto attenti, non pigliamo ripartenze, facciamo bene coperture preventive e dominiamo le partite. Il peccato veramente non sfruttare occasioni che creiamo. Anche nei singoli e soprattutto oggi sugli esterni si è vista una bella crescita, o meglio una costanza nelle ultime settimane. Scalise da una parte e Base dall'altra, fanno la differenza. Sì, noi abbiamo preparato un po' di farli male sulla fascia destra, e l'abbiamo fatto perché là c'erano buchi, no, che li abbiamo sfruttato, specialmente il primo tempo Zanetti e Scalise, perché loro avevano due giocatori di grandissima qualità come Vita e Foglia, però non grandi difensori. Poi Zanetti ha fatto una partita di grandissimo sacrificio, sono stracontento perché lui ha fatto quinto. Infatti. E si scambiava con Scalise e sicuramente per me è un grande piacere, orgoglio vedere gente che magari prima faceva solo attaccante, adesso fa quinto senza problemi e anche molto pericoloso in avanti. Due partite in casa consecutive senza subire gol contro due candidate quantomeno alle zone alte e quel Mantova, che quell'equilibrio che cercava il suo Mantova. Ma io direi anche senza subire tiri in porta, no? Perché queste due partite festa, ma incluso Torres, mi ricordo magari una mezza parata in tutte e tre partite. Poi adesso per noi è veramente decisivo contro Ferrara Pissalò, deve essere un spareggio, perché si riesce a vincere quella partita e tutto prende un'altra dimensione, no? E da lunedì cominciamo già a pensare a quella. Mercoledì invece come la intende? Faccio giocare gente che gioca di meno. Trovare il pelo nell'uovo a partire di oggi, forse abbiamo creato meno occasioni rispetto all'amore di gioco. Penso che loro anche senso, loro sono, si vuoi vedere i difensori che hanno, dove hanno giocato, caratteristiche che hanno, è normale che non puoi creare così tanto come dici te con il mole di giorno, soffri un po' di più in quel senso, però le situazioni c'erano e là non siamo riusciti a sbloccarla, anche se c'era una situazione. Poi un'altra cosa che vorrei dire, che mi ha dato un enorme fastidio, è l'arbitraggio di primo tempo, perché sì, noi abbiamo ripartenze continue, i giocatori avversari tirano Caridi per la maglia e noi non riusciamo a ripartire. Il Caridi sportivamente continua e lui non li ammonisce, è una partita falsata, perché si pigliano 4-5 ammonizioni come dovevano, poi quando difendono in un altro modo, sono un po' più attenti. È una cosa che sicuramente non mi è piaciuta. Mister Said fa una gran mole di lavoro, ma troppo spesso alle spalle alla porta. Per un attaccante è una condizione non certo favorevole. Sono d'accordo, completamente d'accordo. E noi lavoriamo molto proprio su questo aspetto, no? Perché anche secondo me, come ho detto anche a lui, in questo periodo fa un lavoro da 8 fuori area di rigore. Nel senso, pressa, corre, tiene la palla, riparte, là dove deve migliorare sicuramente i movimenti, come dici te, non essere di schiena, aprirsi lateralmente, guardare da una parte palla, dall'altra parte la porta, cercare più quando c'è il cross, vivere più per il gol, diciamo, diventare un po' più bomber. E se riesce a fare questo passo, che lui veramente ci sta mettendo un impegno anche allenamenti su questi aspetti allucinante, si riesce a migliorare questo aspetto di gioco, diventa un attaccante importante. Il rientro di Raggio Garibaldi? Molto soddisfatto, penso che è entrato con atteggiamento giusto, che ha dato vivacità. Lui è grande recuperatore di palloni, ha grande senso di gioco, dove cadrà questa palla, su seconda palla piglia tante, ha anche giocato con qualità. Finalmente possiamo anche metterlo a giocare. Con un di Sant'Antonio così in forma, insomma, sarà difficile anche per te decidere chi schierare dei due.
Ma ci sono sinceramente tanti giocatori che io li sto lasciando fuori con grande dispiacere, li vedo che stanno bene, no? Che magari non meritano neanche stare fuori, magari si chiedono dove ho sbagliato, noi ci hanno fatto bene, però Enzo sta bene, poi adesso a Raggio abbiamo recuperato, gioca a livelli alti, meglio così, poi vedo durante la settimana come stanno e poi scelgo. Enzo è squalificato, sì. Però in Coppa potrebbe giocare? No. No, cioè abbiamo tanti giocatori che veramente si allenano con un grande impegno, che sono allenamenti diciamo molto impegnativi, e loro ci danno occasione per loro per far vedere che stanno bene. Domani cominciate subito? No, domani riposo, poi da lunedì cominciamo a prepararla. Quanto è mattina? Facciamo pomeriggio, sì. Ok, grazie. Grazie a Ma purtroppo questa settimana non ho avuto troppo modo di allenarmi per un affaticamento muscolare. Però, no, meglio allenarsi, a parte tutto, credo che sono rammaricato per il risultato, tra virgolette, negativo per quello che si è visto nei 90 minuti. Credo che abbiamo dominato contro un'altra corazzata, quella del Monza, e quindi ti lascia la mare in bocca, però allo stesso tempo siamo convinti e consapevoli della nostra forza e dobbiamo solo continuare così. Avevi di fronte un attaccante tra i più, mi riferisco a Zigone, nel primo tempo tra i più portati della categoria, praticamente l'hai annullato. Poi anche Virvi è entrato, che ha un'altra conformazione fisica, come difesa avete comunque sempre retto bene. Le uniche disattenzioni croniche, tra virgolette, sono quelle a inizio tempo, a inizio partita con la Torres. Oggi ti ha rischiato anche un po'. Cosa succede nel secondo tempo? Sì, in quei momenti cosa succede? C'è stato, magari può essere un calo di concentrazione che va eliminato. Però credo che tutta la squadra abbia fornito una prestazione all'altezza della situazione e dobbiamo però portare a casa più punti possibili, perché più si va avanti più diventa difficile, e quindi alla prestazione dobbiamo unire anche dei punti che poi ci possono portare alla salvezza quanto prima. C'è parecchio rimpianto alla fine di questa partita, dalle parole iniziali tue mi sembra di sì, no? È una partita che... Assolutamente sì, credo che abbiamo avuto di nuovo diverse occasioni per andare in gol. Non ricordo solo in quella circostanza che dicevo poco fa, un'azione del Monza che ha impensierito il nostro portiere, quindi sicuramente c'è il rammarico per non aver portato questa vittoria a casa, però dobbiamo continuare così, perché soltanto con il duro lavoro settimanale e poi con prestazioni del genere credo che alla lunga poi il Mantova deve per forza venire fuori. Ecco, rispetto alle prime gare si vede chiaramente un certo miglioramento, no? Queste partite lo testimoniano. Credo proprio di sì, come attenzione, come atteggiamento, come voglia di mettere sotto l'avversario. Quindi già da sabato prossimo per noi diventa una delle finali da qui alla fine del campionato. Grazie. Un posto. Grazie a voi. Allora, anche oggi la difesa è tenuta buona, in casa va bene, la fine scorsa avrei solo bisogno di un minuto, però c'è ancora un attacco non importante, però tutto sommato, a parte il primo minuto del secondo tempo, un po' di disattenzione, poi insomma solo tiri dalla distanza è mai pericoloso. Purtroppo anche la scorsa abbiamo fatto un errore, però in difesa stiamo crescendo sempre di più, quindi però il problema è che un attimo magari posso fare sempre un punto,
sarebbe meglio farne 3. Di conseguenza, noi ci siamo, penso che l'avete visto tutti in campo. Anche perché sotto l'aspetto fisico, anche a livello di gioco, il mister ci prepara benissimo. Adesso aspettiamo che arrivano 3 punti, perché sarebbe bello che ora, e poi andiamo avanti. Manca qualcosa questo mantra secondo te? Al di là del grande impegno, della grande volontà che ci mettete, dei miglioramenti che si vedono partita dopo partita? Quello che manca è probabilmente il gol e la vittoria. Però noi ci siamo, quindi continueremo a lavorare, prima o poi arriverà. Anche perché gli attaccanti si impegnano tanto, quindi noi dietro teniamo botta. Diciamo che il punto l'hai assicurato, poi intanto. Perché se non ci mettevi quel piede mi sa che si complicava di più di C. E vabbè. Ma sei stato tu a salvare? Sì. Lì sei stato bravo sull'azione. È andata bene. Va bene, a posto, grazie. 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 Arrivederci. Diamo al pane la forma giusta, perché ogni momento sia quello buono. Bottoli, la schiacciatina mantovana più venduta in Italia. Industria Molitoria Perteghella. Produciamo farine speciali per pane, farine mix per pizza, farine per pasticceria, farine e semola per pasta fresca e farine di mais. Industria Molitoria Perteghella, dal 1915. Al servizio dell'arte bianca.